Sì, una cooperativa che sostanzialmente documentava una situazione patrimoniale e attraverso diverse operazioni straordinarie, insomma, documentava una situazione patrimoniale assolutamente falsa e per farle avere dei requisiti economico-finanziari fittizi che le consentivano di accedere ai finanziamenti europei per i corsi di formazione e successivamente anche di ottenere lauti benefici finanziari, quindi per poter poi svolgere i corsi. Si parla di 3,5 milioni di euro. Formalmente le carte però erano tutte a posto, quindi è stata particolarmente complicata anche l'indagine. Certo, le carte erano assolutamente a posto, perché ripeto, i bilanci venivano falsificati, venivano documentati ricavi assolutamente inesistenti, che consentivano quindi alla società poi di ottenere delle plusvalenze che erano importanti.